In questo momento di dopo pandemia che ha messo in luce la irrilevanza sociopolitica della Chiesa nella società, in cui il 35% hanno detto degli italiani e il 50% dei praticanti non hanno accettato la tranquilla accettazione da parte della Chiesa delle leggi dello Stato che hanno limitato o chiuso la possibilità della celebrazione della Messa, dell'Eucaristia, veramente c'è da porsi il problema: che posto occupa l'Eucaristia nella vita di un cristiano? E mi permetto di dire che non è stata una cosa molto bella, che esprime molta buona volontà, che cerca di sostituire la messa con la televisione e addirittura la comunione con la comunione spirituale. Ci sono alcuni teologi che hanno ridotto l'Eucaristia alla comunione, soltanto alla comunione, pensate, e addirittura alla comunione spirituale. Credo che in questo momento è importante incontrarci con una grande figura, San Tarcisio. Ce ne parla di lui una lapide che fece messe Damaso I Papa nelle catacombe di San Callisto sulla tomba di questo ragazzo di 12 anni. I cristiani erano stati imprigionati e il giorno dopo avrebbero dovuto subire il martirio. E i cristiani si posero il problema di come se fossero riusciti ad affrontare il martirio. E allora c'era una soluzione: mandargli l'Eucaristia. Ma come raggiungergli? Lì viene fuori questo ragazzino di 12 anni e dice: glielo porto io. Partì con l'Eucaristia, ma durante la strada lo scoprirono, volevano prendergli i misteri, lui non lasciò che prendessero quello che portava sul seno e allora lo uccisero. Fu un martire, il martire dell'Eucaristia, per portare l'Eucaristia ai suoi fratelli. Perché? Perché l'Eucaristia, cari amici, è tutto. L'Eucaristia ci dice, la testimonianza di Tarcisio, che non è rimpiazzabile da niente. Se l'Eucaristia non c'è, manca. Non è facciamo la comunione spirituale, non è facciamo altre cose, manca. E questo digiuno eucaristico potrebbe essere il segno della protesta di un diritto che il cristiano ha. Perché? Perché dobbiamo affrontare il martirio. Il martirio, sì, è la misura della nostra vita. Il Vaticano II dice che tutti i cristiani devono desiderare il martirio, ma soltanto per alcuni è il premio. E allora, per tenerci sempre pronti alla lotta, tenerci sempre pronti ad amare Dio più di noi stessi, Dio ci ha dato l'Eucaristia, di cui non possiamo fare a meno e di cui Tarcisio ne è un grande testimone.